tre lampadari di cristallo. Divinità pagane si rincorrevano da un affresco all'altro. E la Rosaria parve rispecchiarsi in quel mondo intatto, pastorale. Cercò la mano di Claudia, ma Claudia era altrove. Quando era uscita di casa quella sera, aveva sentito un brivido lungo la schiena. E ora le venne fatto di pensare che non ci sarebbe più tornata. Tommasina non aveva pubblicato. La sua grande opera era sconosciuta. Vecchia professoressa, vecchie stanze, canzone che nessuna radio trasmette. Si guardò attorno, il mondo pulsava. Dallo sfondo si staccavano storie come brandelli di pelle da una carcassa. Quando vedrai la nostra capitana, tutto ti sarà chiaro. Fu ferita ad una gamba, ma poi con i tacchi andò tutto a posto. Tra il clamore delle invitate c'era fatto largo un manipolo di rivoltose. Avrebbero lottato, avrebbero sognato, e le loro giubbe si sarebbero tinte di sangue. La rivoluzione era entrata a palazzo. Personaggi sono loro e non sono loro. Me si decida. Sono dei superstiti in cerca di una trasformazione. Vogliono essere una razza nuova. Madonna, la spocchia del profeta. Una ragazza, una sera, si trova fra le mani una piccola luce d'oro. Tutte le ragazze la desiderano, ma non sanno dove trovarla. Questa ragazza invece non sa che farsene e ci gioca come con un oggetto di nessun valore. E poi? E poi la noce si schiude, ne esce un ricamo di stelle, tutto cambia e la ragazza non è più tale. E che cosa è diventata? Dica solo sì. Irreversibile, ti entra dentro. Quando lo sento, no, non mi fermo. Irreversibile, è il mio momento. Quando lo sento, mi entra dentro. Di sabbia spazzato via dal palmo della mano. C'era un mondo e adesso non c'è più.